Welcome YouTube, benvenuti nella Green Zone, la zona di grano. Oggi ragazzi siamo qua in questo video veloce in macchina per parlare dei giorni di Champions, come sono andati. Allora, giorni della Roma abbastanza difficile, difficile. Giorni della Juve medio, giorni del Napoli facile. Allora, parliamo subito del giorno della Juventus, Juve, Barça, Olympiacos e Sporting Lisbona. Allora, signora che passo. Tutto abbordabile tranne ovviamente ragazzi la squadra più titolo, cioè più nel secondo girone, secondo gruppo più forte che si potrebbe pescare in, cioè di così in per vincere coppe vinte, tutto così, era il Barça. Poi vabbè c'è il PSG quest'anno che è forte, vabbè Chelsea, no c'è il scherzo, United forti comunque. Mi ha preso il Barça raga, non dico che sia impossibile arrivare primi, ma è quasi impossibile. Poi c'è stato il girone più forte di tutti, è Bayern PSG Tottenham. Gli sfracelli fanno quel girone lì, mamma mia. Vabbè che tanto passerà Bayern e PSG, però il girone più ostico è quello. Ok. E poi la Roma ha avuto un girone abbastanza difficile con, non mi ricordo più che squadra, mi sembra che abbia il Chelsea e l'Atletico Madrid forse, non mi ricordo bene, e poi un'altra squadra di merda. E il Napoli ha avuto un girone abbastanza facile, sì, perché si è presa la City, che comunque era facile, io speravo che lo prendesse la Juve City, poi era il da dopo è capitato il Barça. Ma io credevo che la Juve si prendesse il City, ci speravo. Invece si è presa il Barça e siamo un po' nella merda. Invece Napoli c'ha City come secondo gruppo, lei come terzo. Il primo gruppo che cazzo è lo Shakhtar, mi sembra. C'è comunque un Benfica un po'. No, Shakhtar forse no, no. Benfica o Porto, vabbè, una squadra di merda. Quindi girone del Napoli veramente facile. Questo è tutto per questo video. Scrivetemi qua sotto. Come, cosa ne pensate di questi gironi? Se la Juve è andata bene, è andata male. Se le altre squadre italiane sono andate bene, è andata male. E niente, faccio come Kinoshi, fino alla fine. Forza Juventus. Ah, raga, inoltre, preparatevi perché dalla prossima settimana ci saranno le live, cioè il post non, come SummerSlam di Raw e di SmackDown. Pronti? Io sì. PS. Spolliciate se volete vedere il post partita di Napoli e Milan in Champions. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. E sì, ragazzi, ci vediamo. Ad un prossimo video, bella.